Sigmund Freud, attraverso i suoi studi psicoanalitici, teorizzò le varie fasi dello sviluppo psicosessuale dell'essere umano. Elaborò ben 5 fasi. La prima, detta anche fase orale, va da 0 a 18 mesi. In questo caso il bambino è attratto solamente dal godimento, dalla gratificazione e dalla libido attraverso l'esplorazione del mondo circostante con la cavità orale e con la bocca. La seconda fase, detta anche fase anale, in questo caso il bambino ottiene il pieno controllo degli impulsi sfinterici e anche il solo controllo, la sola gestione, l'espulsione delle feci, riesce a dare a lui un grande godimento, una grande libido. Terza fase, detta anche fase fallica. In questo caso il bambino, diciamo da 3 a 6 anni, diventa molto più egocentrico e tutta la sua attenzione viene catalizzata sulla manipolazione dei genitali. Quarta fase, detta anche fase di latenza. In questo caso il concetto di...